Grinta, determinazione, precisione, unione, grandi emozioni. Sono riusciti perfettamente a trasmettere tutto questo ai ragazzi siracusani che hanno partecipato a Italia's Got Talent. Ballerini che hanno sofferto il divieto di non poter esprimere l'amore per la danza e hanno espresso davanti tutta Italia le loro forti emozioni rispetto al difficile periodo che si sta attraversando. Il messaggio è arrivato, i ragazzi hanno conquistato le emozioni e i quattro sì dei giudici. Siamo con Cristina Morena e Cheryl. Ecco, andiamo a parlare direttamente con colei che ha dato vita a tutto questo e ha dato la possibilità a 21 ragazzi dai 9 ai 28 anni di provare un'esperienza veramente forte. Sì, diciamo che è stata una grande sfida per me, nel senso che dopo il primo lockdown rialzare questi ragazzini da casa e dargli una motivazione valida. Abbiamo fatto delle prove, insomma, abbastanza difficili. Abbiamo fatto le 5 del mattino in ogni posto della città. E per noi è stato un grande onore poter rappresentare un momento difficile con della delicatezza, l'ingenuità anche dei bambini, perché comunque le più piccole avevano 9 anni. Ricordiamo il tema della coreografia che comunque coinvolge in questo momento tutto il mondo. Sì, il tema della coreografia è stata una sfida, nel senso che comunque dare questa responsabilità, non dico a loro che già sono molto grandi, ma della responsabilità dei ragazzini, diciamo che non era molto facile. O toppavo o vincevo, questo era un po' quello che mi sono chiesta. Però al di là dei passi, al di là della tecnica che possono avere, comunque le azioni che facevano durante la coreografia erano quelle di una vita reale, cioè nel senso lei che non poteva baciarsi col fidanzato o due bambine che volavano perché stavano lontane o la tosse che si, non so se si è ascoltata in TV, che era il contagio man mano che era il nostro contagio, perché questo è stato. Quindi abbiamo rappresentato quello che c'è di vero e sulla realtà diciamo che siamo arrivati a tutti. Ecco, sono arrivate anche le parole di Cristina che ha avuto l'onore di raccontare il vostro impegno, l'hai dovuto raccontare in un programma nazionale. Cosa significa per te? Era la mia prima volta che parlavo in televisione così, è stato un po' ansioso perché appunto era la mia prima volta e quello che raccontavamo è stato ed è comunque difficile, però è stato comunque molto emozionante. Penso che si è visto che ero un po' tipo impanicata, però tutto bene. Rivederti ieri sera sul palco di Italia's Got Talent, che emozione hai provato e soprattutto che emozione si prova lì sul posto ad avere quattro giudici, insomma, che sono lì tutti per voi? Sicuramente rivedersi è sempre bello. Noi siamo abituati magari a vedere i giudici della TV, a vedere questi programmi, a seguirli da casa ed è sempre diverso essere lì. È stata sicuramente un'emozione grandissima, una botta di adrenalina gigante, però poi nel momento in cui cominci a ballare ti dimentichi di tutto, ti ricordi solo il motivo per cui sei lì e quello che stai facendo. Quindi la scuola di danza di Siracusa Motans Art sul palco di Italia's Got Talent, un duro lavoro tuo, Morena Bonnici, e anche di Tatiana, tua sorella. Sì, diciamo che squadra vincente non si cambia, quindi io e mia sorella abbiamo unito le nostre menti per creare questa cosa e siamo giunti al cuore di tutti quanti. Avete avuto quattro sì, quindi si va avanti. Quali sono i prossimi progetti? Si va avanti e chi lo sa, magari andiamo in finale, si spera. Speriamo che questa cosa si porti avanti fino alla fine, ma comunque siamo contenti per quello che c'è stato e siamo felicissimi. Speriamo di poter festeggiare prima o poi, insomma, tutti insieme, anche perché ieri eravamo ognuno a casa propria, da soli. Vorremmo rivederci tutti quanti presto, comunque. Sono quattro sì. Complimenti. Grazie, ciao.